Siamo in diretta, ciao a tutti, siamo immediatamente collegati e la vedete già con me, Anna Maria Acquaviva, ciao. Ciao Gianmario, buonasera a tutti, bentrovati. Benissimo, allora una breve introduzione, oggi parleremo intanto di nutrizione legata ai bambini, che è un aspetto, devo dire, straordinariamente importante e ahimè, molte volte, straordinariamente sottovalutato. Proprio tutti i giorni noi presentiamo alle 16:14 poi nuove evidenze scientifiche. Ne abbiamo pubblicata una proprio l'altro giorno, proposta dai membri della Sports Science Academy, dove ahimè, ormai è una base solida purtroppo evidentissima, l'obesità nel periodo prepuberale, quindi comunque stiamo parlando di bambini, è non un fattore di rischio, quello era assodato, è assolutamente correlato con una diminuzione dell'aspettativa di vita. Quindi stiamo parlando di qualcosa che è veramente molto serio e molto importante, perché ovviamente un bambino già prepuberale e obeso, poi ahimè non avrà grande successo nella vita. Quindi diciamo da genitori un'attenzione ancora importante. E quindi, come premessa, Anna Maria si occupa di nutrizione proprio soprattutto, è anche mamma, e quindi ovviamente un grado di attenzione anche su questo importante, però vorrei che insomma si presentasse lei, così vediamo e poi andiamo avanti con le domande. Prego. Ti ringrazio Gianmario, io sono dietista, nutrizionista e mi occupo di alimentazione. In realtà per me l'alimentazione è stata una passione perché dopo la laurea in farmacia, mentre aspettavo Francesco, che adesso ha 11 anni, sono tornata all'università per fare dietistica perché l'alimentazione, la prevenzione mi interessava molto. Aspettando Francesco, ovviamente mi sono focalizzata particolarmente anche sull'età evolutiva. Anzi, saluto Francesco che stasera voleva rimanere a casa per ascoltarci, invece è uscito con i compagni di classe che ci stanno tutti ascoltando, quindi ne approfitto per salutarli. Ecco, io mi occupo di dieta evolutiva, in particolare proprio di obesità infantile, quindi ho fatto alcuni studi proprio per capire quali sono le motivazioni per cui noi parliamo sempre continuamente, noi nutrizionisti, ma anche pediatri, anche poi preparatori atletici, si parla sempre di sana alimentazione. Però il problema è che nonostante ne parliamo, la gente non cambia. Allora, questo è stato il mio vero interesse ed è sempre il mio vero interesse, cioè riuscire a capire come fare per andare incontro oltre alle barriere che hanno le famiglie nel mettere in pratica uno stile di vita sano, cioè come passare dalle parole alla messa in pratica. Speriamo che anche questa sera possa essere una buona occasione. Sicuramente sì. Allora ripetiamo il nome, Anna Maria Acquaviva, perché il nome sotto era diverso. Allora, bene, entriamo nel merito, diciamo, delle prime domande che hai ricevuto, che hanno fatto i membri della Sports Science Academy. Una è di Giuseppe Chiapparino, Peppe Barba, che dice, insomma, ci chiede la relazione con per quanto riguarda i bambini, quindi diciamo per tutti, quando parliamo di bambini, mentalmente anche associamolo al periodo prepuberale, o comunque una zona molto importante quel periodo, anche perché poi sono, diciamo, noi, per noi sono bambini, ma per lo sport sono bambini che poi competono, fanno gare, fanno allenamenti tutti i giorni, quindi hanno un'attività abbastanza intensa. E molte volte il genitore si trova nel magari anche sentire i suggerimenti e quindi un po' eccedere o fa avere un controllo delle proteine che non è proprio corretto. Tu come la pensi? Quali possono essere i suggerimenti tra proteine e bambini e sport? Allora, bene, un'ottima domanda e ringrazio Pepe Barba. Allora, non è vero che il bambino e l'adolescente debba assumere un supplemento di proteine, cioè è importantissimo che i bambini rispettino, soprattutto quando fanno sport, rispettino la sana e corretta alimentazione e se noi consideriamo un bambino che fa agonismo, un ragazzino che fa agonismo, eviterei la dieta dissociata. Mi spiego. Se un bambino segue una sana alimentazione, quindi fa una colazione proteica, poi dopo possiamo anche un po' approfondire, una colazione che preveda il giusto apporto di proteine, quindi può essere anche uno yogurt con cereali e un frutto, un pranzo che preveda un primo ma con un condimento di secondo, oppure un primo, un secondo e delle verdure, e una cena che abbia un secondo, delle verdure e anche un po' di pane, ecco, sicuramente riusciamo a rispettare l'apporto proteico.
Piuttosto, Gianmario, è vero anche questo, che nella fase prepuberale, ma anche in altre fasi dell'infanzia, un eccesso di proteine può nel tempo predisporre, proprio ci sono dei momenti delicati, che sono proprio alcune fasi della crescita, in cui un incremento di proteine può invece predisporre all'obesità. Esatto, perché molte volte si tende nell'immaginare un po' collettivo comune, proteine, forza, diventi grosso, non è così, perché poi anche tutti gli eccessi, poi queste proteine, ahimè, fanno una fine diversa nel nostro metabolismo e non è sempre quella che vorremmo. Un'altra domanda è Salvatore Monachelli, che lui si occupa di sport di combattimento. Come sappiamo, gli sport di combattimento sono belli, bellissimi, anche mio figlio fa taekwondo ad esempio, però poi c'è la pesa, e quindi questa ansia anche del peso di dover ridurre e così. E per quanto riguarda me, ragazzi, 14 anni, quindi dover rientrare di peso, entrare anche in, diciamo, in un scendere o a volte salire di 1 o 2 chili, e purtroppo anche in questo caso ci sono dei problemi. Tu hai letto la domanda, cosa ne pensi su questo e quali possono essere i suggerimenti? Sì, allora, per rispondere a Salvatore, è importante intanto tenere conto del contesto in cui ci troviamo. Pensate che i bambini italiani sono risultati in meno aderenti alla dieta mediterranea rispetto agli altri paesi europei. Questo cosa vuol dire? Che stiamo perdendo le buone abitudini, e in particolare la fase tra i 13 e i 14 anni, che è la fase preadolescenziale, ma poi anche con l'adolescenza, è la fase in cui si comincia a mangiare in modo molto più disordinato, quindi si esce nei fast food, o piuttosto si tende comunque, no, a vivere nel gruppo e quindi ad avere delle merende che sono meno equilibrate. Pensate che l'Osservatorio Nazionale Occhi alla Salute ha individuato che moltissimi bambini e ragazzini saltano la prima colazione, l'8%, e il 53% non fa una colazione adeguata. Quindi bisogna cominciare proprio dall'equilibrio nei vari nutrienti. Parliamo tanto di mangiare frutta e verdura, perché poi bisogna partire dalle basi, ma il 20% dei genitori italiani dichiara che i propri figli non mangiano frutta e verdura quotidianamente, e devo dire questo rispecchia poi anche il consumo degli adulti, perché io incontro anche tanti adulti e poi comunque è risaputo dalle indagini, è noto, questo rispecchia il consumo degli adulti. Come possiamo pretendere che i bambini, i ragazzini mangiano bene, mangiano la frutta e la verdura, se i genitori non la fanno e quindi probabilmente non la trovano in tavola? Questa considerazione è importante. Ti chiedo ancora di abbassare un po' il volume in casa. Questa considerazione è importante, infatti ci ricollega anche alla domanda di Giovanni Carofiglio, che molte volte purtroppo, ahimè, siamo un po' bombardati da diciamo pubblicità, da marketing, televisione, eccetera eccetera, e quindi soprattutto i genitori, magari, che insomma non hanno avuto la possibilità di fare la scuola della nutrizione, quindi cercano un po' di accontentare il figlio, e quindi a volte eccedono nelle quantità e nei prodotti, e magari sbagliando anche l'apporto calorico. Allora, quale potrebbe essere, diciamo, la quantità in percentuale tra i macronutrienti che nelle varie fasi dello sviluppo è consigliata? Sì, Gianmario. Allora, le percentuali dovrebbero essere queste: 55-60% per i carboidrati, 10-15% per le proteine, 25-30% per i grassi. Ed è vero, naturalmente, che ci sono, mentre ci sono attività fisiche che non sono poi così intense e quindi non prevedono, a differenza di quello che pensano i genitori, un incremento di calorie, invece per un agonista chiaramente è necessario un incremento di calorie, però sempre mantenendo lo stesso equilibrio fra i nutrienti. Questo è, adesso ritorno un attimo, e questo, diciamo, è importante, però molte volte i genitori pensano: ah, il mio bambino fa sport e quindi poverino deve nutrirsi, e quindi, diciamo, associano allo sport questa esigenza. Il problema è che magari non sta facendo sport, sta andando a fare un'attività sportiva non agonistica per 3 volte alla settimana, e il suo consumo calorico non è proprio così tanto elevato, quindi molte volte si tende a sbagliare un po' questa quantità. Anche questo ci ricolleghiamo alla domanda di Davide Palermo,
che ci chiede molte volte. Anche qui purtroppo noi insomma al supermercato siamo bombardati di un sacco di prodotti affascinanti da prendere, che sembrano anche buoni, però poi la densità calorica ovviamente non è quella dei prodotti che mangiavano i genitori, ma probabilmente i nonni. Quali sono le cose che consiglieresti per difenderci un po' e per far difendere i bambini dall'acquisto di cibi, tra virgolette, spazzature, insomma, quelli con alta densità e magari un po' con calorie vuote? Allora, sicuramente quello che manca proprio ai ragazzi di oggi è mangiare alimenti che abbiano poca densità calorica, ovvero le verdure. Le verdure, pensate, hanno così poche calorie che le consumiamo nella digestione delle verdure stesse. Dunque è fondamentale, soprattutto per i ragazzini che tendono al sovrappeso, cominciare il passo dalla verdura, magari verdura cruda, o comunque imparare a inserirla nei vari pasti. Io Gianmario volevo raccomandarmi di questo e ti ringrazio perché questa è un'ottima opportunità. Il ricordare che il preparatore atletico delle fasce giovanili ha una responsabilità, un'opportunità importantissima per le famiglie, perché riesce a supplire anche dove l'educazione dei genitori non arriva. A noi nutrizionisti arrivano i ragazzini quando ormai hanno già dei problemi, ma poter fare educazione alimentare, quindi magari anche in un team multidisciplinare all'interno di una società sportiva, con dietisti, nutrizionisti, con chi si occupa di nutrizione, per riuscire a dare fin dai primi anni di vita una buona educazione. Questo è importantissimo perché sappiamo, Gianmario, che le consuetudini che noi impariamo in età infantile poi sono quelle che tendiamo a mantenere per tutta la vita. Purtroppo, sì. Quindi ti chiedo ancora ulteriormente di fare un piccolo sforzo di abbassare il volume che avete in casa, perché dà un ritorno che non è, qualcuno insomma si sta lamentando. Allora, su questo che hai detto, diciamo che è importante, però molte volte il preparatore si trova un po', l'allenatore, così, con una grande responsabilità, perché poi alla fine deve supplire molte volte al nutrizionista, anche allo psicologo, anche a volte il medico, anche al fisioterapista. Insomma, deve assumere molti ruoli e la grande responsabilità, quindi gli si chiede tanto. Quindi, come suggerimenti, magari da parte tua, che cosa potrebbe chiedere, cosa faresti tu per sapere se i bambini poi alla fine hanno un'alimentazione corretta o meno? Quali potrebbero essere le domande che tu consiglieresti di fare, che insomma non ledono la privacy, mettiamola così, però che magari l'allenatore può fare per sapere se in larga misura l'alimentazione è corretta, oppure magari parlare con i genitori per poter intervenire? Allora, sicuramente quello che io chiederei è intanto se i ragazzini fanno la prima colazione. Più che partire, visto che appunto sei molto attento anche agli aspetti di come presentare la domanda, chiederei piuttosto non chi fa colazione, ma cosa gli piace mangiare a colazione, per riuscire a capire quello che effettivamente i ragazzini dicono. Pensa che i ragazzini ormai, visto che poi educazione alimentare e alimentazione si fa anche a scuola, sanno già comunque che bisogna rispondere frutta e verdura e che la colazione si fa. In questo modo è più facile entrare poi in confidenza o sapere appunto quello che possono mangiare. È importante spiegare esattamente come mangiare e i punti su cui generalmente i bambini cadono e tutte le famiglie cadono sono le merende. Quindi le merende sono i momenti in cui i bambini stanno di pomeriggio generalmente a casa, perché è vero che fanno attività fisica, però la maggior parte dei pomeriggi stanno a casa, vuoi che siano attaccati al tablet o alla televisione, ma molti bambini mangiano anche per noia. La maggior parte dei bambini che vedo io mi racconta proprio questo. Quindi io potrei suggerire di dire ai genitori di non tenere alimenti tentatori o alimenti spazzatura in casa, soprattutto perché tanti genitori, visti i ritmi che ci sono oggi, non sta a volte con i ragazzini di pomeriggio a casa. E quindi questo sicuramente li può aiutare. Ecco, questa cosa è importante, perché poi la domanda ricorrente adesso anche di Rosaria De Blasio, che anche lei nella nostra Sports Science Academy, e anche lei è mamma, e giustamente poi dice sì, ok, cibi, spazzatura, chiamati così, eccetera.
però poi molte volte vengono un po' dipinti anche come, guarda, devo dire questo, anche altre, qualche istituzione dello sport non è che ha fatto granché bene nel passato, consigliando prodotti per gli atleti da spalmare, eccetera, abbinati a squadre sportive e così via ed altro. Però per evitare questo, ovviamente c'è il marketing, sostiene, ci mancherebbe, però noi ci dobbiamo proteggere. Allora, come educazione alimentare, che cosa si può fare? Intanto per capire, perché molte volte diamo un po' per scontato il cibo, spazzatura, non lo mangiare, ma che cos'è teoricamente, anche in pratica, la differenza tra un cibo che teoricamente è la stessa cosa, problema che uno si presenta in un modo e un altro invece è più utile. Cioè, quando noi definiamo cibo spazzatura, che cosa pensiamo di dover mangiare? Allora, cibo spazzatura è un cibo che ha un'alta densità calorica. Alcuni studi suggeriscono che possa dare anche un meccanismo di dipendenza grazie alla presenza di determinati ingredienti che portano noi adulti, ma ancora di più i bambini, a mangiare ben oltre le nostre reali necessità. E questo è il junk food. Possono essere le patatine, può essere i biscotti. Ci sono determinati biscotti che ti assicuro i ragazzini mangiano finendo quasi tutto il pacco di biscotti. E sicuramente sono biscotti che sono sostanze che sono create per essere palatabili. La palatabilità non è necessariamente legata a un buon sapore. La palatabilità è quella reazione, quella caratteristica di un alimento, grazie a determinati additivi o alla combinazione degli ingredienti, che è proprio quella che ci porta a mangiarne di più perché ci sembra che un alimento abbia un sapore che ci piaccia, ma in realtà poi non è così, perché è un sapore piatto che accomuna tanti alimenti. Ecco, prima, intanto grazie per questa spiegazione, che molte volte è importante anche un po' definire, altrimenti spazzatura per molti bambini è anche una cosa che a lui non piace. Qualcuno dice spazzatura è proprio la verdura perché a lui non piace, cioè, no, non è proprio così. Nella piramide alimentare, che sicuramente, diciamo, non è un elemento solo grafico, sì, era stato impostato nel nord Europa come inizialmente un alimento grafico per far capire alla popolazione le cose, i prodotti che costavano di meno e quindi erano alla base, e quelli che costavano di più se ne poteva, diciamo, far un minor uso, ma proprio perché c'erano meno soldi e quindi venivano messi in alto. Poi la piramide alimentare invece adesso, diciamo, un'altra funzione: i prodotti che sono in alto sono quelli ad alta densità, cioè sono delle bombe pazzesche, quando ne prendi poco è tanto. E se andate a vedere la piramide alimentare attuale, vedete che gran parte dei prodotti che sono in alto sono quelli poi favoriti dai bambini. Purtroppo dolci, dolciumi e altre cose, merendine abbiamo citato e così via. C'è una bella domanda, ma abbiamo un po' parlato, ma insomma anche corretto, di Giorgio Olivieri di Palermo. Ci siamo visti anche l'altro giorno, ieri all'evento di Palermo, sono appena tornato, così anche Luigi Cervone Agrigento, Pierpaolo Notaro e Alessandro Brancato tra Agrigento, Palermo e Catania. Giorgio ci chiede, che cosa parallelamente, visto che è difficile inizialmente togliere degli elementi graditi, ma che cosa dobbiamo fare per fare in modo che almeno alcuni alimenti vengano mangiati dai bambini? Tu hai citato la verdura prima, forse conviene anche ripeterlo, e cos'altro oltre la verdura? Certo, Gian Mario, ti chiedo scusa solo un attimo, ma volevo controllare il volume, mi sto facendo aiutare, mi sentite bene ora? No, va bene, basta che, sì, se bassi ancora un pochino e ancora un po' il volume. Ok, perfetto. Che cosa non stare attenti di non insomma di fare in modo che non bisognerebbe far mancare? Beh, sicuramente gli alimenti che sono genuini, che sono freschi, quindi la frutta e la verdura, ovviamente meglio di stagione, perché contengono sali minerali, vitamine e sostanze antiossidanti. Sai che si parla tanto dei cinque colori della salute? Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni vegetale contiene, in base al colore, diverse sostanze protettive che caratterizzano quel vegetale e che hanno caratteristiche diverse. Quindi, se noi invitiamo e insegniamo ai nostri bambini a mangiare colorato e mangiare con i cinque colori nel nostro piatto, riusciremo più facilmente a coprire quel puzzle di fabbisogni che ci aiutano nella nostra salute e li fanno crescere bene e li fanno crescere sani.
Ecco, su questo senso c'è una domanda molto lunga, tu l'hai ricevuta, quindi l'hai vista, quella di Luigi Cervone, cioè molto ampia, quindi comunque puoi comunque spiegarla, ma insomma, per sintetizzarla, lui fa una considerazione molto opportuna su quello che riguarda la reale rispondenza tra anche il pre e post workout, le attività, l'intensità dell'allenamento e quant'altro. Comunque la domanda l'hai vista. Intanto anche qui un consiglio: cosa fare anche per stare attenti, diciamo da allenatore in questo caso, anche da genitori, e quanta attenzione bisogna metterci poi su quello che è da mangiare prima e quello che è da mangiare dopo, che differenze ci possono essere poi con quello che dovrebbe fare un adulto, poi anche le altre cose che mi sono nella domanda. Sì, allora innanzitutto bisogna subito vedere se il bambino o il ragazzino ha mangiato a sufficienza, cioè se noi abbiamo questo dubbio, visto che è legittimo, possiamo capirlo da diverse cose. Innanzitutto, se si parla di un maschio, ma anche per una femmina, vediamo se non si riprende sufficientemente dall'allenamento, cioè se il bambino, il ragazzino risulta stanco o è sottopeso, anche se in quello c'è anche una componente genetica, o magari una necessità calorica maggiore. E per quanto riguarda le ragazzine, bisogna stare attenti anche al ciclo mestruale, quindi in fase puberale è importante verificare che il ciclo mestruale delle ragazzine sia regolare. Queste sono le cose più importanti, e quindi è l'indice effettivamente che l'alimentazione sia squilibrata. Per il resto, per quanto riguarda l'alimentazione pre-gara o pre-sport, è importante considerare le stesse caratteristiche che valgono poi per uno sportivo adulto. Quindi se c'è un'attività fisica impegnativa nel pomeriggio, io farò se è per esempio alle 4 del pomeriggio, farò un pasto non troppo abbondante a pranzo, cioè un pasto che preveda sicuramente un primo piatto, un ragù di verdura, una verdura non troppo fibrosa, ed eventualmente se passano almeno 3 ore posso metterci anche un secondo, altrimenti basta una fonte maggiore di carboidrati, che così gli potranno essere utili per lo sforzo muscolare. Ecco, devo dire su questo, poi ci sono altre domande anche di Luca Peri, adesso arriviamo. I bambini, ahimè, anche gli adulti purtroppo, ma infatti come hai detto anche giustamente tu, poi l'educazione alimentare dei bambini si ripercuterà anche quando diventeranno adulti. I bambini vanno molto a gusto, io mi ricordo quando facevo parte del consiglio d'istituto delle scuole dove c'erano i miei figli nella scuola primaria, che avevano la mensa, si lamentavano tutti i bambini, e quindi facevamo l'ispezione dei genitori a scuola e andavo io a controllare col camice, eccetera. Ma la cosa, ahimè, bruttissima è aver constatato che le cose erano tutte buone quelle della mensa, però non piacevano ai bambini. Quindi ci sono molte cose che, diciamo, a parità di principi, hanno un gusto più piacevole. Allora, diciamo, dalla tua esperienza, tu hai parlato prima anche di fibre, giustamente, di verdura con diverse anche grade di digeribilità, che cosa consiglieresti? Visto la verdura è fondamentale, ne abbiamo tante varianti, che cosa, visto che alla fine inizialmente dovranno accettarla, tra le varie verdure cosa fare, oppure magari consigliare altre tipologie, spremute, eccetera? Sì, allora, oggi come oggi sappiamo, è uscito a inizio anno, già nel 2017, un documento della Società Italiana di Nutrizione Umana che ci dice, per esempio, oltre alla classica limitazione per la popolazione generale sui succhi di frutta, che già è nota, anche quella sui succhi di frutta 100% frutta, quindi come anche una spremuta. Perché? Perché non sono assimilabili alla frutta intera, cioè perdono parte della fibra e quindi e dei nutrienti che sono preziosi. Questo però cambia in caso di attività sportiva, cioè se io ho un aumento dell'incremento della richiesta di zuccheri, allora in questo caso un succo di frutta 100% frutta oppure una spremuta d'arancia può essere una buona soluzione.
Quindi questo, la frutta può essere assunta in vario modo. Certo, la tua domanda sul perché alcuni alimenti piacciono, alcuni alimenti non piacciono è importante, perché in realtà noi sappiamo le varie regole tra i nutrienti, però dobbiamo imparare a rendere gli alimenti e i pasti gustosi per i nostri figli. Si parte, è vero, cioè se partiamo avvantaggiati se cominciamo dai primi anni di vita, perché ricordo sempre che se noi dai primi anni di vita cominciamo con un eccesso di zuccheri, un eccesso di sale, il nostro bambino cercherà nel tempo, visto che sono alimenti che danno assuefazione, cercherà nel tempo di passare i sapori naturali delle cose, quindi cercando di mangiare sempre più salato e sempre più dolce. Ma se noi cominciamo bene, e poi comunque non è mai troppo tardi, si può sempre con gradualità tornare a un'alimentazione più sana e più bilanciata. Se noi cerchiamo delle ricette che sono adeguate, quindi per esempio una colazione con lo yogurt oppure pancake di frutta, io li faccio per esempio con la banana schiacciata, con l'uovo, a mio figlio piacciono tanto, e poi aggiungiamo anche i frutti di bosco, questo è un altro esempio, la mattina pane parmigiano con le pere. Perché partire dalla buona colazione è sempre importante, riuscire a mettere la frutta in piatti che siano gradevoli. Ad esempio, sono andata anche recentemente, ho fatto dei corsi nelle varie scuole della mia città per insegnare ai bambini a mangiare sano. Abbiamo cucinato la frutta e la verdura, quindi abbiamo fatto spiedini di frutta alla cioccolata fondente. Spesso faccio anche i popcorn alla cioccolata, i popcorn fatti in casa sono alimenti che in realtà vanno benissimo, oppure abbiamo fatto una crema di barbabietola con ricotta e barbabietola, oppure le spaghetti di zucchine al pesto. Ci sono tante ricette che uno non penserebbe, ma il modo più accattivante e più intelligente per far avvicinare i bambini al cibo sano. Ecco, questo è importantissimo, intanto allora segnalo di cercare poi su Facebook la pagina di Anna Maria Acquaviva, perché ha tanti video dove dà questi suggerimenti poi delle ricette, diciamo, per le mamme, per fare in modo proprio di abbinare il gusto all'efficacia, quindi quella cosa che la mamma sa che se è veramente sono delle componenti buone e perfette, però poi il bambino la accetta e quindi lo mangia, e questa cosa devo dire non è così. Io proprio, come citato prima, nel consiglio di istituto delle scuole primarie è difficilissimo, perché se dovevo dare una percentuale dei bambini che rifiutavano, che so, gli gnocchi, era oltre il 90%. Quindi comunque a quel punto ci sono delle componenti che i bambini non gradiscono, non è che dobbiamo dargli la vinta, il problema è che dobbiamo sostituire con qualcosa che poi alla fine abbia la pari efficacia, altrimenti hanno sempre quello che non serve. Allora, c'è una domanda di Laura Ceccon-Lacek che ci dice una cosa, anche questa ahimè molto molto nota, cioè il momento di abbandono, forse il rischio per i bambini che magari hanno iniziato a fare sport da piccoli, è proprio verso i 14-15 anni, quando o sono nel settore agonistico e quindi continuano, oppure non sono nel settore agonistico, per scelta cambiano, quindi decrementa, molti smettono purtroppo perché l'abbandono di quell'età è veramente drastico, e invece certi magari non essendo più agonisti smezzano, quindi non sono più tutti i giorni ma vanno 3 volte alla settimana, però continuano poi magari a mangiare quello che facevano poco prima. Allora, e questa è una cosa, diciamo, abbastanza generalizzata anche con gli adulti che fanno tanta attività, poi smettono e continuano. Allora, in quel momento i genitori cosa dovrebbero tenere a mente? Quali sono i cibi che dovrebbero mantenere e quali sono quelli che invece dovrebbero man mano diminuire? Allora, gli alimenti da mantenere sono sempre gli stessi che abbiamo detto, con le classiche percentuali. Quindi se l'attività, e si spera che l'attività fisica continui per almeno, anzi l'attività sportiva, per 2 o 3 volte alla settimana, che è quello che consiglia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ecco, a questo punto mantenere le classiche ripartizioni tra i nutrienti, quindi 55-60% carboidrati, 10-15% proteine, 25-30% di grassi. Chiaramente le calorie dovranno calare. Se prima mi potevo permettere qualche dolce in più, perché naturalmente avevo bisogno di scorte di glicogeno, in questo caso non ho
non è più necessario, e anzi questo mi può portare a un incremento di peso, come tu hai sottolineato, come spesso succede in età adulta. Sì, purtroppo questo è un problema, diciamo, da tenere a mente. Alberto Bianco, che poi fa parte dell'Academy, ma è ancora studente di scienze motorie, ha una grande sensibilità e controlla i dati, come insomma io cerco di contaminare le persone a vedere le ricerche scientifiche, vedere i dati, eccetera. Devo dire, lui lo fa benissimo e quindi ci dice: ma come mai tutti dicono che poi alla fine è importante la nutrizione, eccetera, ma poi vai a vedere le indagini statistiche anche recenti e vedi che parallelamente tutti sanno che bisogna mangiare bene, ma la percentuale delle famiglie che lo applica è bassissima. Quindi questa cosa, che poi diciamo gran parte della tua divulgazione va in quest'ottica, che cosa si può fare dal piccolo? Tu giustamente hai citato che l'allenatore o comunque la persona dello sport molte volte deve supplire il ruolo della famiglia, però ha un'altra ulteriore bella responsabilità che dobbiamo fare. Che cosa si possono fare, anche per insomma questa cosa tu la stai facendo già da parecchio tempo, che cosa ci puoi dire per aiutarci a darti anche una mano, perché tutti ovviamente se possiamo migliorarlo questo aspetto. Certo, allora innanzitutto partire dal buon esempio. Il buon esempio, che vuol dire, visto che appunto abbiamo il preparatore atletico, è un'ottima opportunità per i ragazzi esserlo veramente. Buon esempio, perché non possiamo predicare una cosa e poi praticarne un'altra. Anche quello che noi mangiamo per merenda può essere un buon esempio per i bambini. E poi cercare di accattivarli. Io, Gianmario, ne approfitto e ti chiedo se posso approfittare di questo momento, perché con l'Istituto Oncologico Romagnolo stiamo per lanciare un concorso di ricette a base di ingredienti tipici della dieta mediterranea. Questo è un modo per stimolare i bambini, e questa è una cosa che poi si può fare anche all'interno di ciascuna società scientifica. Un concorso di ricette a base di ingredienti naturali non fa altro che stimolare i bambini a trovare il modo più gustoso e più accattivante per riuscire a cucinare quell'alimento che è meno mangiato. In questo caso l'invito a questo concorso sarà per cucinare frutta, verdura e legumi. Le ricette sono veramente tante, che si possono studiare, dall'hummus di ceci in una versione particolare con la verdura, oppure un pesto di fagiolini. Ci sono davvero tante idee e ogni bambino può dare il meglio di sé. Già in passato questo progetto, legato a uno studio scientifico sempre per l'Istituto Oncologico, ha dato ottimi risultati. Quindi io ne approfitto proprio per parlare di questo, e ciascun educatore sportivo può sicuramente fare lo stesso nel proprio rapporto con i ragazzi. Allora, su questo volevo anche chiedere, sulla base della tua esperienza, le domande dell'Academy le ho terminate, se c'è qualche domanda, fate domande sintetiche, altrimenti non riesco a passarle, perché oltre le due righe non si possono più mettere in sovraimpressione, quindi chiedo la gentilezza a chi le ha fatte di sintetizzare domanda molto veloce. Tu che rapporto hai direttamente, adesso insomma sei mamma, magari i bambini tuoi fanno sport, o magari di amiche tue, di familiari, che rapporto hai con gli allenatori dei bambini, nel senso, ti chiedono, vedi che c'è qualcosa che possono fare, magari per timore non fanno, si può fare qualcosa di più, proprio da mamma te lo chiedo, cosa noti che si può migliorare? Abbiamo perso, si è frizzata. Vediamo un po' se la ritroviamo. Allora, intanto ringraziamo, no, perché siamo in collegamento diretto con Anna Maria Acquaviva. Ecco, è ritornata. C'era un attimo, hai fatto un flash. Sei bloccato. Sì, no, adesso ci sei. Hai sentito la domanda? Non ho sentito la domanda, ti vedo ancora fermato, però... Sei ritornata, va bene, ok. Allora, ti dicevo, tu fai anche la mamma, ovviamente, quindi magari vedi direttamente l'allenatore delle fasce giovanili, cosa fa, come si comporta, eccetera. Che cosa
consiglieresti di fare per migliorare anche questa cultura? Tu hai detto lavoriamo con l'esempio. Molte volte anche nello sport, a partire dall'acqua, non si dà tanto l'esempio di idratarsi, quanto è importante, eccetera. Quali sono le cose che consiglieresti così genericamente ad un allenatore di fare? Piccole cose che però possono portarsi a casa e fare già da domani. Gli allenatori. Certo. Posso dire l'esempio, ti posso portare ad esempio l'insegnante di educazione fisica di mio figlio, che è l'ultimo anno della scuola primaria, ha 11 anni, e lui ha fatto dei diari alimentari ai ragazzi. E poi, oltre a questo, c'è stato un periodo in cui ha cominciato a chiedere quali merende consumavano, quali colazioni consumavano, e quindi a suo modo ha fatto un'ottima educazione alimentare. Per me, che predico ovviamente anche in casa la sana alimentazione, non è stato altro che un grande vantaggio, perché non ha fatto altro che confermare con mio figlio che quello che dice la mamma è proprio vero. Quindi trovo che possano essere ottime opportunità sotto questo aspetto. Ecco, poco fa tu hai citato dieta mediterranea, c'è una domanda di Lorenzo Mosca, anche lui sono nel nostro team, e giustamente dice sì, però poi alla fine tutti parlano di dieta mediterranea, e questo aggiungo anch'io. Ho visto anche molti sondaggi, molte indagini abbastanza terrificanti, perché se parliamo alle mamme di oggi, tanto più ai figli, e chiediamo cos'è la dieta mediterranea, mettono tutto quello che sono i cibi che conoscono oggi. Ma esattamente la dieta mediterranea vera, quella che sarebbe da applicare, da cosa è composta? Allora, sicuramente non è composta da un eccesso di pizza, un eccesso di pasta o un eccesso di carboidrati come si pensa. Alla base della piramide ci sono frutta e verdura, in particolare ci sono anche legumi. La piramide alimentare contiene tutto, contiene tante cose, tutti gli alimenti ovviamente nella giusta quantità. Alla base comunque c'è prima di tutto l'attività fisica e anche la convivialità, il rispetto della stagionalità e della biodiversità degli alimenti. Poi salendo, ovviamente nella parte più bassa ci sono gli alimenti più bassa densità energetica, come appunto la verdura, e poi salendo ci sono i cereali, i legumi, e poi ci sono le proteine sono importanti, possono essere di origine animale o di origine vegetale, e infine nel gradino più alto ci sono anche gli alimenti con cui si può sgarrare un pochino di più, quindi i dolci, eccetera, tutto ciò che fa parte della convivialità. Ecco, un'altra domanda che è arrivata riguarda l'alimentazione vegana e vegetariana. Molte volte, devo dire, poi gli eccessi vanno in televisione, quindi io conosco tantissimi vegetariani, tantissimi vegani, che sono assolutamente persone molto, molto usate in quello che fanno. Poi magari in televisione ci vanno quelli un po' schizzati, ma queste cose capitano in ogni professione, in ogni persona. E vabbè, lasciamo stare gli eccessi. Ma genericamente, se magari siamo in una famiglia dove privilegiamo più la parte vegetariana, eccetera, però poi il bambino fa anche attività fisica, cosa ti senti di suggerire, chiaramente, per fare in modo che tutto vada nella corretta direzione? Allora, io mi sento di dire che è importante che la dieta vegetariana, o in particolare la dieta vegana, sia ben seguita, perché sì, è possibile farla più che altro per gli adulti, ma può ovviamente dare delle carenze di vitamina B12, sostanza che si trova negli alimenti di origine animale. Quindi la dieta deve essere ben calibrata dal nutrizionista. In questo caso si può fare, e abbiamo esempi anche di tanti sportivi che con dieta vegana riescono ad avere ottimi risultati. L'importante, ripeto, è che la dieta sia calibrata, però nei primi anni di vita bisogna valutare molto bene col pediatra il da farsi, valutare le curve di crescita. Anzi, mi sembra di ricordare che forse qualcuno mi ha chiesto anche quali sono i parametri da vedere per i bambini. Sono le curve di crescita, i percentili, che ci dicono se il bambino sta crescendo in modo adeguato, oppure c'è un eccesso di peso, oppure magari c'è un ritardo di crescita staturale.
Certo, questa era una domanda che abbiamo fatto di Domenico Cocuzza. C'è un'altra adesso di Svitlana che ci dice cereale, su questo poi la volevo anche aggiungere, perché molte volte quando si va al supermercato ti scrivono qualcosa molto grande, cereali buoni, eccetera, però se va a vedere bene la composizione, molte volte sono zuccheri semplici, perché poi questi trattamenti industriali. Purtroppo rimane il nome cereale, ma di cereale rimane ben poco. Però cereali integrali, tanto così velocemente per un genitore, quali dovrebbero essere i cereali più corretti e se c'è magari un suggerimento da poter dare anche di quantità, che cose i cereali potrebbero sostituire anche nella dieta del bambino. Certo, effettivamente è un'ottima osservazione questa, perché anche quando vado nelle scuole o parlo con i bambini, parlo di cereali e pensano subito a quelli della mattina, che come giustamente dici sono spesso infarciti di zuccheri o di quant'altro. Per cereali si intende i cereali integrali, possono essere il grano, ma anche il farro, possono essere con glutine o senza glutine, quindi fonti di cereali sono anche ad esempio la quinoa o il grano saraceno. È importante cercare di alternarli. Ci sono anche gli pseudocereali, che sono importanti. E poi anche il riso, le patate. Ricordo che le patate, non sono verdura, pur essendo un ortaggio. Appartengono, visto che sono amidacei, appartengono al gruppo, possiamo chiamare il gruppo dei cereali, visto che la ripartizione del piatto sano, che ha, diciamo, una versione un po' evoluta della piramide alimentare, il piatto sano divide il piatto in quattro componenti, in quattro spicchi. In uno spicchio troviamo la verdura, in un altro troviamo la frutta, in un altro le fonti di cereali, che sono appunto le fonti di carboidrati, e poi dopo ci sono le proteine. Ecco, un bambino di circa 8 anni può già cominciare a prendere 70-80 grammi di pasta, per esempio, pasta o riso o quant'altro, se appunto la domanda riguardava questa quantità. Ecco, su questo devo dire che mi ha fatto sorridere perché poco fa hai giustamente citato le buone abitudini, poi uno magari va con la famiglia al supermercato, al ristorante e arriva il cameriere e ti dice: ok, come primo cosa prendete? Pasta, eccetera. Come contorno cosa aggiungiamo? Patate? Dice: come patate? Pure che non c'è c'entrano le patate con i contorni, eccetera. Però devo dire, poi alla fine questa cosa passa e quindi rimane e dice: facciamo patate, ma patate stiamo sommando carboidrati su carboidrati, sì, sono, diciamo, a basso indice glicemico, ma sono tanti e quindi poi non è il massimo della vita. C'è qualche altra domanda che volevo farti, perché prima hai citato giustamente, diciamo, lo yogurt. Anche lì devo dire, basta andare al supermercato nel reparto frigo e probabilmente il 90% degli yogurt, belli, bellissimi, eccetera, ma almeno il 90% hanno una grandissima quantità di zuccheri aggiunti, però vengono presentati con tanta frutta, con tanti colori, tutti buonissimi. Quindi la mamma, guarda, mangiati lo yogurt che fa bene. Mi sembra che proprio ieri mattina, adesso mi ricordo che fosse l'Agrigento Catania, a colazione, andando via, vado nella cesta per prendere uno yogurt. Ce n'era una trentina, ma averne trovato uno bianco, cioè naturale, non ce n'era. Quindi mi sono permesso di chiedere al cameriere che c'era, ha detto: guarda, non è che in cucina per caso ce ne avete uno naturale? E fa: no, ma sono tutti buoni. Ho detto: vabbè, ok, se mi dice così glielo spiego. Ho preso le bustine di zucchero che non ho io, gli ho detto: scusami, mi dà la mano, e ho messo una, due, tre, quattro, cinque, e gliel'ho lasciata in mano. Poi gli ho dato un bicchiere, gli ho detto: guardi, ma lei se lo sentirebbe adesso di mettere queste cinque bustine dentro il bicchiere con un po' di latte e girare bene? Fa: no, mai lo farei. Ecco, perfetto. In questo yogurt da 125 ml, con quello insomma che qui basta girare, c'è scritto, ci sono più o meno 5 bustine di zucchero, che è quello zucchero aggiunto che è veramente perfido, perché tu non ti accorgi che è stato sciolto quando magari ti vedi 5 bustine e ci fai il conto. Quindi, proprio come suggerimento di yogurt, quale sarebbe quello da consigliare? Ce ne sono tante tipologie e quindi magari qualcuna poi alla fine ha il giusto compromesso tra palato ed efficacia. Sì, Gian Mario, hai perfettamente ragione, hai toccato un nervo che per me è scoperto.
Perché trovo che sia assolutamente scandaloso che proprio i prodotti per bambini siano quelli che generalmente hanno ancora più zucchero. Proprio su questo, tra l'altro, ho fatto un articolo del blog tempo fa e ho preso uno yogurt dedicato ai bambini, perché sapete che gli yogurt dedicati ai primi anni di vita hanno una legislazione differente perché devono avere meno pesticidi. E quindi gli yogurt dedicati a quella fascia d'età hanno molto più zucchero. Ovviamente ci sono anche quelli che non sono yogurt veri, ma sono praticamente dei budini, anzi si chiamano creme di latte per adulti, ma nella fascia dei bambini sono quasi tutti così. E ho fatto un paragone guardando in etichetta e ho guardato quanto zucchero e quanta frutta c'era all'interno dello yogurt alla frutta per bambini, e poi ho preso uno yogurt naturale bianco, che nei primi anni di vita, fino ai 2 anni, è importante che lo yogurt sia intero, perché i bambini in quella fase hanno bisogno di un maggior apporto di grassi che sono utili per la formazione delle strutture neuronali del bambino. Allora, uno yogurt intero insieme a un frutto, ho messo 30 grammi di banana, aveva molta più frutta, aveva più del doppio della frutta di quello contenuto in un vasetto di yogurt, uguale vasetto di yogurt, che però conteneva 2,5 cucchiaini di zucchero. Ora, noi sappiamo che 5 grammi di zucchero sono un cucchiaino, e sappiamo che i bambini non possono al giorno superare i 25 grammi di zucchero. Quindi io dico sempre ai bambini, fate la conta, perché i bambini poi sono molto svegli, soprattutto i bambini già della scuola primaria. Fate la conta quando andate al supermercato, aiutate la mamma e il papà, perché quando io guardo quanto zucchero c'è, questo vale anche per il sale, lì mi rendo conto effettivamente di quanto zucchero mangio nella giornata. Questo che hai detto è correttissimo, è giustissimo, però proprio come, ahimè, sappiamo, molte volte questo zucchero è nascosto, quindi e diventa tanta la quantità, difficilmente da considerare, tanto più quando poi lo zucchero lo trovi anche nei prodotti salati, quindi a quello lì, ma non te l'aspetti neanche, però c'è, e quindi ahimè questo diventa un problema. Allora, c'è un'altra domanda di Federico che dice, è vero che i bambini assimilano meglio le proteine la sera? Sì, anche qui però ho trovato studi discordanti. Generalmente sì, in varie occasioni si prendono. Poi c'è il discorso ovviamente del post allenamento, che quello è un discorso a sé. Sì, le proteine la sera possono aiutare, aiutano in vari casi, parlando di età evolutiva, anche in un ritardo di crescita staturale, le proteine alla sera possono aiutare. In generale però, se noi escludiamo l'allenamento, il timing dei pasti riguardo ai carboidrati, le proteine, eccetera, può essere personalizzato, perché mentre per una donna, magari una donna che tende ad accumulare a livello dei fianchi, è importante fare colazione da re, pranzo da principe, cena da povero, nel senso di concentrare i carboidrati nella prima parte della giornata, per un uomo potrebbe non essere sempre così, dipende dalle caratteristiche ormonali. Quindi tutte le cose bisogna vedere e contestualizzarlo, personalizzarlo per il singolo paziente, per la singola persona che abbiamo davanti. Ecco, un'altra domanda, intanto se qualcuno non è stato citato nelle domande, solo perché la domanda era troppo lunga, quindi al massimo 2 righe, se no non posso, quindi ahimè anche messaggio privato con Michele Sprech Sprighini, che ha fatto una domanda, devo approfondire, girare 3 volte il foglio. 2 belline e ce la facciamo. Allora c'è anche Mary, ciao Michele, c'è anche Mary che ci dice, ci chiede, l'utilizzo del miele, ad esempio dolcificare yogurt, proprio insomma miele per i bambini, qual è l'associazione, il consiglio, la quantità, se è utile, dove usarlo, eccetera. Sì, io ricordo che il miele, mentre un cucchiaino di miele può andare bene, però bisogna sempre ricordarsi di fare la famosa somma che ho detto nella giornata, perché il miele è zucchero. Non è vero che il miele o lo zucchero integrale di canna o il succo d'agave sono migliori del saccarosio, cioè come qualità potrebbero anche essere migliori, però alla fine hanno gli stessi effetti nell'organismo, quindi anche quelli vanno conteggiati e limitati come tutto il resto dello zucchero.
A proposito di conta di zuccheri, tra l'altro, visto che tu citavi anche appunto le bustine di zucchero, c'è un sito americano molto simpatico in cui dei ragazzi, si chiama Sugar Stacks, dei ragazzi si sono presi la briga di prendere Coca-Cola, succhi di frutta e anche merendine, le merendine più usate, e di mettere di fronte, in una fotografia, le zollette di zucchero che sono all'interno di quella sostanza. Beh, è molto interessante vederlo e può sfatare anche qualche mito. Sì, proprio perché l'insidia dello zucchero aggiunto veramente è particolarmente sensibile, soprattutto per i bambini. L'aspetto visivo è un bel consiglio, quindi fargli vedere che in quel prodotto ci sono quelle zollette, quelle cose, eccetera, è un bel consiglio da portarsi a casa, devo dire, non solo per i bambini, anche per i genitori. Mi ricordo proprio ieri il cameriere dell'albergo è rimasto molto scioccato, dice non ci crederò mai, e invece era così. Molte volte, ecco, un'altra domanda che adesso ti faccio io, perché molte volte vedo genitori che dicono: ah sì sì, ma non c'è problema, io do tanta frutta. E poi magari è su quello, tipo, vogliamo tutti la pace nel mondo, siamo tutti contenti, sì sì, ma come lo fai? Allora, purtroppo, alla seconda domanda, ok, ma che frutta e come, saltano fuori magari spremute, e molte volte le spremute sono di cibi non freschi, ma ancora peggio, ovviamente privi di fibra. Quindi una cosa è mangiare magari l'arancio oppure la mela con la buccia, è una cosa invece spremere solamente il succo, che anche lì stiamo parlando di soli zuccheri senza altro. Allora, su questo cosa consigliamo? Tanto se è vero o non è vero, è utile la frutta e come, quanto, ma che consigli possiamo dare ai genitori? Certo, allora, fermo restando il fatto, adesso ci spostiamo non più dal consiglio prettamente dopo l'attività sportiva, per la vita quotidiana dobbiamo ricordarci che la spremuta oppure il succo di frutta, anche se non ha zuccheri aggiunti, non è paragonabile al frutto intero. La buccia in particolare ha sali minerali, vitamine e particolarmente fibra, quindi se il frutto è un frutto di cui ci possiamo fidare, un frutto sano e ben lavata, possiamo invitare i nostri bambini a mangiarlo, sicuramente una buona cosa, perché ricordiamoci che la fibra rallenta l'assorbimento dello zucchero presente all'interno della frutta. Per questo motivo tutte le altre fonti non sono equiparabili. Ecco, questo è infatti importante, perché veramente far passare il succo, la spremuta di frutta alla pari di una mela mangiata con la buccia, e dice o questo o quest'altro, no, sono proprio due alimenti diversissimi, perché nella spremuta la fibra non c'è quasi più, rimane tutta nella parte che poi si butta, e quindi è fondamentale. Ci sono delle domande di Daniele Cioccolo e poi anche un'altra mi è sfuggita prima, è Salvatore Dettori, diciamo che l'hai un po' accennato prima, ma magari ridiciamolo, c'è una grande attenzione molte volte sulla nutrizione nello sport, poco prima, come se magari il pasto pre-gara sia quello che fa vincere o perdere. Però ahimè è generalizzato, mi ricordo che anche mio padre e mia madre, quando nuotavo, erano molto attenti a quello che mangiavo a pranzo prima di andare a fare la gara di pomeriggio, quindi comunque è una cosa normale. Però diciamo, intanto mi permetto di dire, ahimè, quel pasto serve poco a nulla se poi prima avete sempre mangiato male, ma questo ce lo portiamo a casa e l'abbiamo detto in tutta questa diretta. Però, chiaramente, se all'una, l'una e mezzo si mangia e poi le gare sono alle 4 del pomeriggio, per evitare di fare proprio danni, che cosa sarebbe meglio di consigliare ai genitori o anche agli allenatori di dire, da mangiare, anche sport di combattimento, ma non solo? Allora, se io faccio un pasto abbastanza differenziato dall'allenamento, allora io posso fare un pasto completo non dissociato, quindi che abbia un primo, un secondo e una verdura magari non troppo fibrosa, e poi spezzare fare uno spuntino con con un po' di frutta, magari una banana, o piuttosto con uno yogurt sempre alla frutta.
Oppure anche se la necessità calorica fosse importante, può, 2 ore prima posso prendere una fetta di pane con un po' di miele. Qui lo zucchero ci sta, perché dopo potrei averne bisogno. Certo, ovviamente, non, ripeto, non tutte le attività sportive hanno bisogno di un incremento di zuccheri. Solo se si tratta di un allenamento, di una fase pre-gara, di una gara o di una situazione in cui c'è bisogno di un aumento di apporto calorico. Una domanda al volo: yogurt greco, l'hai citato? Sì. Conferenze, consigli per allora, i bambini? Eh sì, lo yogurt greco contiene 15 grammi di proteine in un vasetto. Allora, è eccessivo per un bambino, ma mezzo yogurt greco va benissimo insieme alla frutta. Questo va più che bene. Dunque c'è un'altra domanda di Oscar, ecco, rimango piccolo così posso leggere. Oscar Lordari: per quale meccanismo livelli elevati di IGF-1 conseguenti all'ingestione di un'eccessiva quantità di proteine in età evolutiva condurrebbe ad un aumentato rischio di obesità infantile? Sì, effettivamente sì, è così. Ci sono, allora, questo non accade sempre. Come ripetevo prima, ci sono delle fasi, dalla adiposity rebound alla fase prepuberale. Effettivamente confermo che degli studi affermano che è così. E quindi bisogna fare attenzione. Io volevo approfittare anche di questa occasione per sottolineare che però l'attenzione eccessiva di calcolare al millimetro il pasto giusto non è sempre corretta. Mi spiego. Nei primi anni di vita già il bambino tende ad autoregolarsi, ovviamente davanti a cibi sani. Più si va avanti, più bisogna cercare di mangiare nel modo equilibrato che abbiamo detto. Vi ricordo che anche le fasce di età che abbiamo citato, 13-14 anni, cominciano a presentare dei disturbi del comportamento alimentare, cioè un eccesso di ipercontrollo può portare a mangiare troppo poco per le ragazze, oppure la vigoressia è un fenomeno in grande aumento in cui c'è un'attenzione spasmodica a quello che deve essere il nostro corpo, o anche l'ortoressia, cioè mangiare estremamente in modo corretto. È chiaro che uno sportivo, soprattutto poi quando è adulto, sarà sempre attento, cerca appunto con attenzione di cercare di capire quanto le calorie introdotte debbano corrispondere a quelle consumate e ovviamente anche nell'equilibrio delle proteine. Però non dobbiamo mai andare al di là e soprattutto mai passare un eccesso di attenzione e di preoccupazione ai nostri ragazzi. Ecco, su questo un'altra domanda, poi concludiamo la diretta con la nostra esperta di oggi, Anna Maria Quaglia. Guardate la sua pagina, è molto interessante, dà molti consigli. Il rapporto dei bambini con l'acqua: in molti video io ho citato quanto è importante l'idratazione per evitare la disidratazione nello sport, tant'è che poi man mano si diventa adulti, gli adulti sentono sempre meno il bisogno di bere, invece ne hanno assoluta necessità, cosa che nei bambini invece fortunatamente la richiesta di acqua è molto anticipata. Però molte volte si tende a sostituire l'acqua con una bevanda, dice tanto contiene acqua, e quindi si beve qualcosa anche lì, bello, giallo, colorato, color puff e quant'altro. Che differenza c'è tra bere acqua e bere qualcos'altro insieme all'acqua? Allora, è importantissimo quello che mi chiedi, infatti mi fa piacere poter affrontarlo. È importantissimo intanto bere. Come sottolineato, bisogna bere anche durante l'allenamento, prima e dopo, oltre che durante tutta la giornata. Questo per una sana alimentazione vale per tutti, ma in particolare poi per lo sport, per ripristinare i liquidi persi con la sudorazione. Sarebbe interessante, importante, se i preparatori atletici stabilissero un timing per far bere i bambini e i ragazzi. Ovviamente bere acqua, perché adesso ovviamente non citiamo i nomi commerciali delle varie bibite zuccherate o con aggiunte varie di sali minerali, a questa età non sono adeguati, appunto come i pediatri non consigliano, a questa età è meglio evitare l'apporto di queste sostanze, di queste bevande. Ecco, c'è anche un'altra domanda che
diciamo, sulla stessa linea di qualcosa che non è tanto come dire proveniente dalla natura, però anche lì il marketing, ma magari te lo disegna, te lo dipinge come qualcosa di utile anche per i bambini in fase di crescita, e quindi capitano magari bambini prepuberali o intrapuberali o comunque ancora nelle fasce della zona della pubertà che iniziano ad assumere integratori, quale whey, multivitaminiche, omega 3 in pastiglie anziché nel pesce, eccetera. Allora, se secondo te anche questa è una cosa che si sta diffondendo, è utile salutare, o se, cosa bisognerebbe fare nel futuro? Allora, bisognerebbe sconsigliarli, appunto all'età evolutiva è sconsigliato dare integratori proteici o energetici, quindi carnitina, creatina, eccetera, che sono adeguati per alcuni sport anaerobici in età adulta, e anzi in quel caso sono importanti, ma altrimenti la varietà e l'alimentazione già equilibrata è più che sufficiente al piccolo atleta per diventare un grande atleta. Sì, devo dire che poi nei commenti qualcuno sta già dicendo ma dagli il pesce, non dagli le pastiglie di omega 3. Comunque, purtroppo devo dire, è abbastanza generalizzato e ci si casca un po', perché poi magari a casa la mamma, la nonna, no? E dici no, ma mangiala anche tu, fa bene, sono buone, sono vitamine, fanno crescere. Quindi purtroppo insomma, ritorniamo anche a tutti i consigli giusti alimentari che hai dato, perché hai grande attenzione su quello. Le abitudini sono la prima educazione per i bambini, quindi chiaramente se a casa l'abitudine è mangiare quello che si ha a scuola, quindi si mangiano solo merendine e quant'altro, poi magari l'allenatore durante la partita anche lui assume prodotti, bevande energetiche, ecco, quelle cose purtroppo sono la prima cosa che bisognerebbe evitare. Poi non ci stupiamo che il bambino diventa sovrappeso, obeso, mangia male, eccetera, perché lui ha guardato noi e è diventato come noi, quindi c'è ben poco da fare quando noi facciamo delle cose sbagliate. Allora, volevo ringraziare quindi Anna Maria Acquaviva, che è stata con noi insomma per molto tempo, 1 ora e 20, questa diretta è veramente stata molto interessante, vuol dire, poi ha risposto anche a tante domande sia della Sports Science Academy, spero di non averne saltato qualcuna, e poi anche insomma molte domande di quelle che abbiamo visto, non ti sei tirata indietro in nulla, hai dato molti consigli, spero insomma di riaffrontare con te questi aspetti anche nel futuro, perché mi sembra che insomma sei sul pezzo sia da mamma che poi da esperta della nutrizione, quindi è utile anche sentire i tuoi suggerimenti. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a tutti per l'attenzione. Bene, seguite Anna Maria sulla sua pagina Facebook. Ciao a tutti.